si è parlato molto in questi giorni della Costituzione, la nuova minaccia del nuovo presidente della Costituzione, e a quello che si legge, diciamo, non è che darebbe molte garanzie, come dire, di gestione, quando dovrebbe essere la voce, ci vorrebbe un grande margine, ma come si è arrivati a questo discorso? E prima parlava di Andrea Omanzi, che pure aveva presentato, ecco, che è venuto questo. Forse non ci vuole un manager di domani. Ci arrivo subito, io sono molto soddisfatto della nomina che ho fatto, adesso vi spiego perché. Un noto quotidiano della città accolse la nomina della nuova presidente di Asia, una donna molto brava tra l'altro, di grande competenza e professionalità, dicendo che rispetta i giudici, pensando ad offenderla. Io credo che noi le persone non le dobbiamo giudicare in base al manipolatore di turno, ma in base a quello che fa. Mostro ad Oltremare in questo momento non ha bisogno di manager. Mostro ad Oltremare in questo momento ha bisogno di competenze, professionalità, energia e voglia di mettere immediatamente a profitto da ogni punto di vista un luogo che è un bene comune e che fino ad ora ha avuto il 10% della sua potenzialità. Manzo sarebbe stata una persona sicuramente molto positiva per Mostro, come anche altri che hanno fatto l'altro. Ma Manzo ha fatto un lavoro egregio sui trasporti. Manzo è stato uno dei principali autori in positivo del salvataggio di AME. Quindi oggi sarebbe stato da irresponsabili togliere Manzo nel momento in cui dobbiamo decollare sui trasporti. Noi abbiamo salvato AME, ma i cittadini si sono accorti di un beneficio di questo salvataggio di AME, no? Certo, non hanno visto completamente chiudere i trasporti, ma non sono soddisfatti. Non sono soddisfatti della funicolare che non fa il turno serale per il capriccio di qualcuno, non sono soddisfatti di una metro che si ferma troppo spesso, non sono soddisfatti di un servizio all'altezza della nostra città. Manzo insieme ad altri, insieme a noi, insieme a me, la persona che mi dice in questo momento doveva essere spostata. Poi, rimomino qui, che qualcuno adesso mi prende in giro, Maria De Marco perché faceva i dolci, Rimominopoli perché dicono che fa i cocktail. Io direi che bisogna avere rispetto per le persone e soprattutto per i giovani.